questo ti ringrazio Stefano Rosati per riconquistare l'Italia. Candidato presidente. Non siamo parenti. Non siamo parenti. Non siamo parenti. Non siete parenti? No, io vi avevo invitato. Mi raccomando breve perché l'abbiamo sfiancato. Io credo che non serva sentire uguale. Buonasera. Dall'ultimo intervento ho appreso che comunque nella sanità della Regione Lazio ci sono dei problemi, non va quindi tutto bene. Diciamo la rappresentazione che si ha dai media è diversa. Passare in questa parte. Io sono Stefano Rosati, sono un avvocato, sono candidato presidente per la lista Riconquistare l'Italia. Siamo una lista indipendente e abbiamo, grazie alla grande sensibilità democratica del presidente Zingaretti, raccolto in 20 giorni le firme, non è mai stato da così poco tempo per raccogliere le firme, nella Regione Lazio. Faccio subito, signora, abbia pazienza. Purtroppo a noi avrebbe fatto molto piacere partecipare a questo intervento, ma non siamo stati invitati e ringrazio la cortesia del presidente che ci ha dato la possibilità di parlare. Ringrazio se ce l'avessero mandato anche noi il programma, noi l'avremmo letto molto volentieri, quindi se ce lo potrà mandare lo leggeremo volentieri. La nostra lista, la ringrazio, è una lista che si propone come obiettivo la attuazione, di dare una nuova attuazione, integrale attuazione alla Costituzione del 48. Non è una formula vuota. La Costituzione del 48, basta leggere i lavori dell'Assemblea Costituente, proponeva un modello economico-sociale molto più sviluppato, molto più equo, molto più equilibrato di quello che è previsto dai trattati dell'Unione Europea, che si fondano su dei principi che sono in antitesi e che non sono nuovi. E in Assemblea Costituente Fanfani, Pesenti, Calamandrei rifiutarono espressamente i principi sui quali si fondano oggi i trattati dell'Unione Europea. E ne nomino uno solo, il principio del pareggio di bilancio, che incide in maniera devastante sulla sanità. Si incide in maniera devastante sulla sanità. Non è, cioè, basta un articolo inserito in Costituzione per disattivare tutto il modello economico, sociale e il presidio fondamentale che era il diritto al lavoro in funzione dell'attuazione del principio dell'uguaglianza sostanziale, articolo 3 della Costituzione. Noi ci rifacciamo alla sovranità popolare, a questa sovranità io tengo, diceva Lelio Basso. E siamo per una sanità integralmente pubblica, secondo quella che era la legge istitutiva del sistema sanitario anteriore, antecedente alla pessima riforma di Giuliano, che fu introdotta la legge Amato. Lo stesso Amato che disse in un'intervista che avrete sicuramente visto, ma magari non ci avete fatto caso, sulla RAI, dove diceva i trattati dell'Unione Europea sono stati scritti per non essere compresi. Mentre la Costituzione è chiara e tutti quanti la leggono possono capire qual è il senso. Dunque, pur all'interno di un vincolo esterno devastante che ci impone delle politiche di austerità e di recessione, noi ci proponiamo per quanto possibile di spostare l'asse dei servizi pubblici dal privato al pubblico. Perché questo è fondamentale, perché all'interno la privatizzazione dei servizi pubblici crea occasioni di estrazione di profitto dai servizi pubblici essenziali e la formazione di rendita. Non c'è una norma nella Costituzione del 48 che tutela la rendita. Tutte le norme della Costituzione sono volte all'eliminazione della rendita e alla tutela del lavoro. Dunque, è fondamentale opporsi strenuamente, e voi siete i primi che devono farlo, alla privatizzazione dei servizi pubblici sotto tutte le forme, compresa l'esternalizzazione. Io mi sono occupato sia al Comune di Monterotondo sia per la Banca d'Italia di appalti per moltissimi anni, non c'è un politico, un cittadino che abbia capito a cosa serve l'appalto, a cosa serve l'esternalizzazione. L'esternalizzazione dei servizi di ogni opera, basta leggere le sentenze della Corte di Giustizia Europea, che sono una galleria degli orrori, servono alla deflazione salariale,
servono ad abbassare il costo del lavoro, non sono mai servite per aumentare l'efficacia del servizio. Siete voi, è la sanità pubblica che garantisce la qualità del servizio, è la scuola pubblica e l'università pubblica che garantiscono di avere dei buoni medici, è la tutela del lavoro che garantisce adeguati livelli salariali e quindi un po' di spesa all'interno della regione. Noi abbiamo acclamato come un salvatore della patria Mario Monti quando è venuto, e sotto la sua legge, sotto il suo governo, è stato approvato il pareggio di bilancio in Costituzione, che alla BBC disse: "We are actually destroying the fiscal demand through the fiscal consolidation." Cioè, noi effettivamente stiamo distruggendo la domanda interna dell'Italia attraverso il consolidamento fiscale, e questa cosa l'avete vista prima di tutto nella regione Lazio, che chicché se ne dica nella vulgata leghista, era una regione con un forte sviluppo industriale che è stato devastato dalle politiche dell'austerità. Quindi è fondamentale che i cittadini si rendano conto che la Costituzione reca un modello di sviluppo molto più avanzato, molto più equilibrato e molto più attuativo di un principio di uguaglianza sostanziale, dei principi che sono codificati nei trattati, e per fare questo, per far anche consentire un minimo di tornare a dei livelli di impiego, per far ripartire un po' l'economia, è necessario che, e qui non sono d'accordo con quel, adesso l'ho perso di vista, che diceva che c'è un sufficiente numero di medici. In realtà è fondamentale ridurre le esternalizzazioni dei servizi e quindi la precarietà degli impiegati, dei barellieri, di tutti quelli che lavoravano nell'OSSS, assumere nuovi medici, assumere nuovi tecnici, perché la sanità pubblica può funzionare, può essere un meccanismo di sviluppo, di impulso economico per gli altri settori, ma questo però esclude che il settore dell'industria sia guardato, che il settore della medicina sia guardato come un settore industriale. La medicina, e questo ci viene imposto, dai trattati europei, la medicina non è, non può mai essere, tutti i servizi pubblici non possono mai essere visti come un'opportunità di guadagno per i privati. Questo bisogna essere chiaro, non potrà mai più essere consentito a dei trattati che nessuno di voi ha capito che cosa vogliono dire, di imporre a una popolazione che ha un modello di sviluppo di servizi sociali e che hanno una determinata caratteristica, una determinata storia, di farsi soppiantare completamente da un modello di sviluppo che era tardo ottocentesco e che è stato la causa dei conflitti mondiali. Scusate, torno un attimo semplicemente perché una cosa la vorrei dire, un'ultima cosa, abbiate pazienza, mi faccio un po' prendere, ma perché parlare con voi per me è la prima volta, è un'opportunità troppo grande. Avrei preferito ascoltare e poi parlare, ma non c'è stata la possibilità. Leggendo le delibere della Corte dei Conti, una cosa mi ha molto colpito. Innanzitutto il debito della sanità esplode con la riforma del titolo V, anche quello del tutto estraneo alla Costituzione. In secondo luogo, e questa è la cosa fondamentale, il deficit della regione, della sanità del Lazio, che è immenso, non deriva solo da inefficienze intrinseche del sistema, ma da scelte, e questo la Corte dei Conti lo dice bene più volte, da scelte assurde di finanziamento del fabbisogno. La vicenda della Sanim, la cartolarizzazione, credo siano incredibili. Quindi ancora una volta il signor Eligio ha ragione, è vero, la nostra classe politica fa, adesso utilizzare dei termini troppo forti non mi piace, però il compito dei partiti, il compito della politica è di selezionare la classe dirigente. Per fare questo ci vogliono dei partiti seri e non delle macchine elettorali che si accendono quando ci sono le elezioni. Il nostro obiettivo è quello di crescere, di svilupparci e di diventare un partito che sia diciamo, coerente con la nostra tradizione, coerente con i partiti dell'Assemblea Costituente, e che sia in grado di prendere decisioni nell'interesse della collettività. Questo
Infatti il passaggio che ho fatto alla delibera della Corte dei Conti è una cosa che mi ha molto colpito, perché quando si parla di deficit della sanità si tende a vedere qualcosa che non funziona, e invece non è la sanità che non funziona. Questo serve questo giochino per poi far vedere che il sistema non funziona e dunque privatizzare, cioè prima si taglia, poi si privatizza e poi gli operatori del settore sono costretti a fare i salti le caprioli per festare. Dunque, questo, un'ultima cosa, semplicemente abbiate pazienza, una cosa ve la voglio dire: i diritti sociali non torneranno, i diritti sociali previsti dalla Costituzione non torneranno se non ci sarà una presa d'atto della cittadinanza che è necessario partecipare alla vita politica e impegnarsi e militare per riportare i valori costituzionali al centro dell'ordinamento. Vi ringrazio. Grazie, grazie a Fabiano Stefano Rosati, che ci ha dato un ultimo contributo.